Ciao a tutte, a tutti, sono Alice e oggi vorrei condividere con voi alcuni libri che secondo me tutte le donne dovrebbero leggere. Inizierei con Storie della buonanotte per bambine ribelli, e forse un pochino un cliché, è un libro diventato ormai molto famoso, ce ne sono due, c'è anche la continuazione. È un libro molto facile da leggere perché appunto ci sono le storie brevi e delle illustrazioni bellissime. E parla appunto della vita di donne che hanno fatto qualcosa di straordinario, che hanno semplicemente avuto il coraggio di seguire le proprie inclinazioni e i propri sogni. E penso che se fin da piccole noi donne avessimo potuto avere come esempi delle donne libere, indipendenti, emancipate, ci sentiremo più sicure di noi stesse nel seguire la nostra voce interiore e i nostri sogni. Non vuol dire fare qualcosa di straordinario, ma semplicemente essere forse un pochino più in pace con noi stesse. Ecco. Poi un altro libro che mi è piaciuto molto. Quando Dio era donna di Marilyn Stone. E questo libro è per me un gioiellino. Parla appunto delle società matriarcali e di come siano state distrutte nei secoli e di come alcuni aspetti delle società matriarcali ancora esistano, ma purtroppo è un lavoro lento poter affermare la femminilità sacra che è dentro ognuna di noi. E appunto descrive come veniva vista la donna all'inizio, nei secoli e secoli fa, appunto la sua sacralità e l'adorazione alle dee, come nei templi ci fossero le sacerdotesse e come simboli positivi come ad esempio il serpente. In realtà, che è simbolo di rinascita, poi sia stato tramutato nel simbolo del peccato e di tanti altri simboli che prima rappresentava la femminilità, la rigenerazione, si è cercato di cancellarli. E quindi secondo me è un libro molto bello da leggere perché è antropologico e fa capire proprio come c'è stato un tempo in cui la realtà era diversa ed è possibile ancora vivere una realtà in cui la donna è ritenuta sacra. Sicuramente questo percorso parte da noi, prima di tutto sentendoci noi delle dee e noi delle sacre e poi trovando un equilibrio con il mondo maschile e anche con la nostra parte maschile. Un altro libro che mi è piaciuto molto, l'ho appena comprato in realtà, e si chiama Lunatica. Ha anche degli audio e ha un'app che puoi seguire dal cellulare e parla appunto di tutto l'universo femminile, dall'anatomia alla sessualità, i cicli della vita della donna, i cicli della luna, come ci influenzano, ma anche la parte psicologica, ormonale, dei chakra e non solo cose tra virgolette spirituali, ma anche più psicologiche, fisiche. È molto bello, secondo me, è un manuale utile per qualunque donna, perché secondo me si parla troppo poco di quelle che sono le tematiche femminili, ma parlo anche all'interno proprio della famiglia stessa, no? Del sesso all'orgasmo. Qui viene descritto tutto, tutto, ai diversi tipi di contraccettivi, a come è la masturbazione, il seno, qualunque cosa. E penso che sia utile anche proprio tra donne poterci scambiare consigli e poter parlare della propria sessualità, del proprio corpo, dei propri stati
della vita della donna in modo semplice, chiaro, senza tabù e appunto dandosi consigli anche sinceri. Poi un libro bellissimo che ho letto un migliaio di volte, La profezia della curandera di Mamani. Lui è uno scrittore peruviano e questo è uno dei suoi libri più famosi. Appunto, è la storia vera di questa donna che sui 30 anni decide di intraprendere un percorso personale perché è stanca di essere cercata dall'uomo che ama semplicemente per il sesso. Appunto, lei ricerca la guida dei curanderos, che sono queste figure in Perù, sono delle guide spirituali che l'aiuteranno a crescere sia a livello spirituale, ma anche psicologico e fisico. Non posso dire il finale, però lei attraverserà diverse sfide per entrare all'interno di se stessa e scoprire soprattutto quello che le fa paura, perché quello che lei dice spesso in questo libro è appunto come la paura in realtà la blocchi dall'essere se stessa. E anche qui, anche questo è un libro proprio sulla ricerca della sacralità all'interno di se stesse. È molto bello perché secondo me nel nostro piccolo tutte noi possiamo fare degli esercizi per trovare quella scintilla sacra che è dentro di noi e per rispettarci di più. L'ho letto un migliaio di volte, ma ancora devo imparare tanto. Però è un work in progress, no? La direzione, stavo leggendo, ho sottolineato. La direzione del proprio cammino la si trova solo quando si agisce e se cammini e poi ti perdi, poi potrai sempre tornare indietro. Vabbè, dà dei piccoli anche consigli così che io cerco di ricordare. Però tutto sommato quello di buttarsi e tentare e non avere paura. E questo è un esercizio che si può fare spesso quando ci si sente in ansia. Quello di ripetersi io non ho paura, perché alla fine tutto ciò che ci blocca nella vita è la paura. Di solito la paura maggiore è la paura della morte, anche se non ce ne accorgiamo, viene a trovarci sotto altre spoglie, sotto altre vesti. E poi la paura di fallire e la paura, una delle paure più grandi è la paura di non essere riconosciute ed amate per quello che siamo. Quindi dirsi io non ho paura più volte al giorno. E poi uno dei miei libri preferiti in assoluto è Superman is an Arab, che uno dirà cosa c'entra la donna. No, allora lei è Jomana Haddad, è una scrittrice libanese e alcuni dei suoi libri non si trovano in alcuni stati musulmani perché appunto lei tratta delle tematiche molto delicate come il matrimonio, Dio, la sessualità e racconta storie che a lei sono successe, cioè storie sue di vita, come ad esempio le sue prime esperienze sessuali, quando era amante di un uomo egiziano e lui nel più bello si alzava e pregava. Ed è bello perché inizialmente può sembrare un libro super femminista, nel senso critico verso il mondo maschile, però poi ti accorgi come in realtà questo libro ti fa capire come anche gli uomini soffrano per tutte la pressione che sentono. Il fatto, soprattutto un uomo arabo, io abitando a Dubai un pochino lo so, l'uomo arabo sente, e anche gli uomini in generale, di non poter essere deboli, cioè non puoi piangere, non puoi esprimere le tue emozioni, devi essere sempre un uomo, devi provvedere alla tua famiglia, devi avere cura della tua donna.
cioè si mette molta pressione cioè l'uomo sente di avere una pressione di non potersi rilassare nella sua emotività e questo secondo me blocca poi l'uomo dall'innamorarsi veramente o dal dimostrare veramente cosa sente e quindi questo suo libro è un manifesto proprio per dire cerchiamo sia noi uomini, noi donne che voi uomini di rilassarci, di lasciare stare le pressioni sociali e religiose di come siamo cresciuti e di accettare la parte sia maschile che femminile che è dentro di noi. E ci sono, lei scrive delle poesie molto belle, ad esempio questa dice, lui dice, lei dice, la traduco. E la donna serve solo per obbedire al suo uomo, dice lui. E allora vai, mettiti in ginocchio e ordinami di spogliarmi, dice lei. La donna le donne parlano troppo, dice lui. Stai zitto e fammi l'amore, dice lei. Le donne esistono solo per dare piacere ai propri amanti, dice lui. Di più a piacere e ci penserò, dice lei. Le donne si innamorano facilmente, dice lui. Qual è il tuo nome? Qual è il tuo nome? Dice lei. Le donne sognano solo di sposarsi, dice lui. Non sperarci troppo, dice lei. Le donne sono pessime autiste, guidatrici, dice lui. Ricordatelo quando ti prenderò sotto, dice lui, dice lei. Alle donne non importa la taglia, dice lui. Spero che non ci conti troppo, dice lei. Le donne devono essere sculacciate se si comportano male, dice lui. Cosa stai aspettando? Dice lei. E le donne dovrebbero essere legate, dice lui. Dov'è la corda? Dice lei. E le donne non riescono a sopportare una one night stand, dice lui. Di questo a te stesso quando me ne sarò andata domani, dice lui. Non aspettarti che starò per sempre, dice lui. È una promessa, dice lei. E questo libro, secondo me, deve essere letto da tutte perché tutte noi dobbiamo fare pace con la nostra parte maschile e femminile e soprattutto se vogliamo avere un rapporto armonioso con gli uomini che ci stanno accanto, aiutarli a volte anche a rilassarsi e ad uscire da quella rigidità che si sono creati anche a causa delle sovrastrutture sociali. Quindi niente, questi sono alcuni dei libri che mi piacciono e fatemi sapere cosa ne pensate, se siete d'accordo, non siete d'accordo, se quali sono i vostri libri preferiti e ciao!